Conosciamo ormai le manie di grandezza del Premier Renzi, che l'hanno portato anche lo scorso anno a dare disposizione perché si allargasse la flotta dei velivoli di Stato e a fianco ai tanti Falcon, Airbus 319, ha fatto acquisire da Etihad anche un vecchio a 10 anni Airbus 340-500. Sul contratto di acquisizione e il leasing pare ci sia un segreto di Stato, ci sono delle inchieste giornalistiche, c'è chi parla di 15 milioni all'anno, 40 mila euro al giorno, c'è chi parla di 27 milioni all'anno, 70 mila euro al giorno che gli italiani devono pagare alla faccia della spending review. Dopodiché, siccome questo aereo è nell'hangar di Fiumicino da quasi un anno, uno pensa che di fronte all'acquisto il Premier Renzi lo utilizzi e immaginavamo tutti noi che in occasione del viaggio presso la corte di Obama della scorsa settimana il Premier Renzi con codazzo a seguito fosse volato con questo Airbus. Invece l'Airbus è rimasto chiuso nel garage, chiuso nell'hangar di Fiumicino e abbiamo appreso che alla corte di Obama per un inutile endorsement per il sì al referendum il Premier Renzi si è recato con due Airbus 319, due Airbus, doppio equipaggio, doppio carburante. Allora ci chiediamo che gioco sta facendo Renzi, perché ha preso un Airbus costoso e anche costoso negli oneri di gestione e di manutenzione per poi lasciare nell'hangar per andare al volo della scorsa settimana con due Airbus. Quindi il Premier Renzi, per cortesia, anziché andare a cianciare di finti risparmi per promuovere un sì al referendum, dica effettivamente agli italiani degli sprechi che sta accumulando, uno dei quali proprio con questo acquisto di Airbus che rimane inutilmente collocato in un hangar di Fiumicino perché in quello di Ciampino non ci sta e lì andiamo a pagare anche un notevole costo di affitto. Per questo motivo il gruppo della Lega Nord la scorsa settimana ha presentato un'interrogazione parlamentare. Noi vogliamo andare fino in fondo, noi vogliamo sapere perché Renzi con codazzo al seguito è andato con due Airbus alla corte di Obama. Grazie Presidente.